invito che avevo ricevuto via WhatsApp, ormai si usano queste tecnologie, che danno un impatto, perché cioè, vedere il sindaco che ci invita in questo modo così diretto, così gradevole, è molto convincente, ma diciamo che era anche facile convincerci, perché venire qui a Lussin Piccolo è l'isola di Lussin in generale, insomma, a questo mare che abbiamo visto questa mattina. Io confesso che qui non ero mai stato, avevo percorso un po' la linea di costa, ma non mi ero mai addentrato nelle isole, quindi mi ha fatto un piacere veramente immenso vedere che splendori che ci sono. Io sono presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia, cioè la provincia sostanzialmente, quindi tutto il territorio che si affaccia per il Veneto sul mare Adriatico, sulla laguna. È una realtà di 2.400 iscritti nella nostra città metropolitana, e abbiamo un grande problema, che è quello delle alluvioni, e in questi decenni, questi ultimi decenni, perché il tempo è stato effettivamente molto lungo, è stato realizzato il MOSE e tutto un sistema che è adesso complementare per difenderci dalle maree. Quindi avevamo aderito anche in precedenza, appunto, all'invito che c'era stato rivolto da Vittorio Baroni per entrare a far parte del progetto europeo Adriatic Europe Project, perché fare sistema dai vari punti di vista, naturalmente quello turistico, noi, pur essendo un aspetto che per noi è marginale, ma il turismo chiaramente a Venezia, nella città metropolitana di Venezia, ha tutto un impatto sul sistema infrastrutturale della ricezione, eccetera, quindi siamo sempre molto interessati e molto coinvolti. Una ventina di giorni fa è stato presentato il master plan del raddoppio dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, c'è cioè il sistema portuale. Insomma, Venezia è una città che ha una sua storia e ha un suo presente, e speriamo che abbia anche un suo futuro, no? E avere la possibilità di confrontarci con le altre città che si affacciano sull'alto Adriatico rappresenta sicuramente un grande interesse per scambiare quelle esperienze, perché poi i temi sono comuni, insomma, no? Ecco, anche il tema degli allagamenti che abbiamo appunto sentito ma abbiamo visto qualche filmato che colpiscono, che interessano anche la città di Lussin Piccolo, fa sì che fare il sistema consenta di affrontarli in maniera comune, facendo tesoro delle esperienze che ci sono in questa o quell'altra parte del mare Adriatico o dell'altro Adriatico. Direi che un po' parlando ieri sera, un po' vedendo questa mattina, ci siamo fatti un'idea. Dunque, con me sono venuti, e vi ringrazio per questo, la nostra vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri, l'ingegner Hermes Redi, che è il direttore del Consorzio Venezia Nuova, che ha realizzato, sta finendo di realizzare il MOSE, ma diciamo che è completato, mancano poi arrivare al 98%, è facile, ma non è facile naturalmente, fare l'ultimo 2% è sempre difficilissimo, ecco. Però contiamo di arrivarci. Poi ci sono i due colleghi, l'ingegner Carrer e l'ingegner Marella di Tetis, che è una società di ingegneria che ha sede a Venezia e si occupa, tra le altre cose, sempre del MOSE e del sistema lagunare, e l'ingegner Mario De Marchis, che è consigliere dell'ordine. Stamattina abbiamo fatto una full immersion, pur rimanendo in superficie nel mare di Lussin Piccolo, e abbiamo visto appunto che sussistono parecchie similitudini con problemi che abbiamo
affrontato e direi anche abbastanza risolto, non tanto a Venezia col Mose, ma a Chioggia, che è un centro abitato più piccolo, più simile probabilmente allo Scificolo, con problemi sicuramente anche maggiori. Poi Pellestrina, che è quel cordone dunoso che c'è, che interclude, separa la laguna dal mare. Insomma, diciamo che ci siamo fatti delle idee. Tra l'altro porto anche i saluti dell'assessore De Martin, no? Che del Comune di Venezia, e il Comune di Venezia è essenziale, perché uno degli aspetti che stamattina è emerso dal punto di vista tecnico è proprio la necessità di raccogliere una serie di dati che sono comuni tra Venezia e l'Alto Adriatico. Venezia ha una struttura che si occupa della previsione delle maree, quindi è essenziale avere una modellistica previsionale che consenta di intervenire con veduta, con diversi sistemi, perché si può operare con un sistema di allerta in tempi abbastanza brevi e con interventi più strutturali in tempi più lunghi. Quindi il Comune di Venezia sicuramente sarà interessato e credo che sarà disponibile, insomma, mettere a disposizione il loro ufficio di previsione maree, anche perché fa comodo anche a loro avere acquisire le esperienze che sono più ampie dall'altra parte del mare Adriatico. E quindi direi che l'incontro di oggi è foriero di ulteriori incontri, di ulteriori approfondimenti di esperienze. Dobbiamo appunto scambiarci dei dati e io sono convinto che si riuscirà a venirne fuori dai problemi che affliggono tutte le città che stanno nell'Alto Adriatico, ma direi che è un tema le città costiere, che si misurano con l'innalzamento del livello del mare, eccetera, al di là delle situazioni particolari, è un problema che purtroppo è di scala planetaria. E quindi concludo ringraziandola nuovamente, ringraziando la sua amministrazione, ringraziando anche coloro che parlano adesso, Mari, poi ieri sera siamo stati anche tutt'oggi anche con Sani, ecco, grazie veramente.